Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua con una persona molto particolare che ha deciso di raccontarsi. Cercasi uomo giovane, di bella presenza, disposto a farsi uccidere e mangiare. Non è uno scherzo. Se vieni, devi sapere che sarà la tua ultima visita. Cannibale. Uomo che si ciba di altri della sua specie. Che mangia la carne umana. Che si comporta in modo spietato e crudele. Per un cannibale è difficile farsi degli amici. E questa persona ha qualcosa di diverso. Il cannibalismo è una pratica storicamente avvolta nel mistero, ai confini tra realtà e mito, tra simbolismo, paura e speculazione. Giudicato atroce e sacrilego da alcune culture, è rispettato e sacro per altre. Tutte quante le volte ci siamo resi conti che la normalità è solamente una parola. La normalità mia è diversa da quella del cameraman, è diversa da quella di chiunque altro, è diversa da quella di Amedeo. Grazie mille per aprirti così con un pubblico molto ampio. E qual è la tua normalità? Io ritengo che la normalità non è semplice da spiegare quando vivi quello che vivo io. La normalità per me è l'estraniarmi completamente dalle persone, perché quando sto accanto a delle persone, spesso, molto più che spesso, sento pulsazioni importanti dovute al mio desiderio di voler provare la loro carne. È difficile da poter spiegare spesso a un pubblico. Hai mai mangiato carne umana? Non sento di poter confermare o smentire quest'ultima domanda. Se ce l'avessi fatta non vivrei lontano dalla mia famiglia, dalle persone, quindi non ritengo ancora di avercela fatta. Quanto ci sei arrivato vicino? Posso dire che quell'appagamento di pochi secondi è stato come se avessi toccato il cielo con un dito. Quindi l'hai assaggiato? Non posso dire di averla provata completamente. Da quanto tempo hai capito di desiderare la carne umana? Io prima volta che ho sentito questa pulsazione è stata quando avevo 8 anni. Mia madre mi raccontava la storia di Hansel e Gretel, che era la storia di questa strega che appunto nell'immaginario, come la vedono tutti quanti, è una strega cattiva che vuole uccidere solamente due bambini per poterli mangiare. Io invece la vedevo più come questo bisogno che questa strega aveva, tipo dover mangiare quello che le piaceva mangiare, come a te può piacere un piatto di pasta o un piatto di pesce. Lei amava mangiare carne umana e già da subito vedevo questo bisogno. E là capisci che c'è qualcosa dentro di te che è diverso. La strega viveva in un bosco perché non poteva venire accettata dalla società. È un po' come ti senti adesso? Direi che è molto simile. È quasi uguale. Ragazzi, io ho ricevuto l'email di Amedeo da parte tua. Ti dico la verità, la prima volta che l'ho letta ho pensato fosse un prank, perché comunque è molto particolare come storia, come racconto, e esporsi mi rendo conto che è estremamente difficile. Quindi ti dico la verità, in qualsiasi momento in cui ti senti che tutta questa cosa del raccontarti ti sta creando difficoltà, piuttosto dimmelo, blocchiamo tutto, io ho fatto uscire tutti quanti, letteralmente siamo io e il cameraman e basta qua con te, e vorrei che tu ti sentissi a tuo agio, perché secondo me mandarmi quell'email è stata una tua dimostrazione di vulnerabilità. E io l'ho apprezzata veramente tanto, dico la verità. Mi piacerebbe poterti fare delle domande per raccontare questa tua storia, questa tua esperienza, e anche perché magari a me piacerebbe aiutarti, dico la verità. Certo. 8 anni. Certo. Tu lo dici a qualcuno di questa tua necessità, di questo tuo interesse? Io non sentivo di potermi relazionare subito con i miei genitori. Com'era la tua famiglia da piccolo? Ah, i
i miei genitori, una famiglia assolutamente normale. Uh-huh. Avevo una sorella. Avevi? Avevo, che oggi non c'è più. Mi dispiace. Quando è mancata tua sorella? 6 anni fa. Ok. Io sentivo di non poter aprirmi interamente con loro per paura che mi potessero fare del male, male non solo a livello fisico, ma anche male portandomi in luoghi che non mi avrebbero compreso, come psicologi. Non sei mai stato allo psicologo? Non sento che il cannibalismo ancora oggi sia un qualcosa di accettato come una malattia curabile, ma più come un qualcosa che non si può accettare in società. Le malattie spesso, che possono essere di qualunque genere, si sente che si possono curare. Perché? Perché fanno parte di quello che è il modo di pensare del... Però me ne abbi pazienza, hai scelto tu quindi che la tua poteva essere una malattia non curabile? Non hai mai cercato aiuto? È il tuo primo tentativo di raccontarti? L'hai mai detto a qualcuno? Da bambino ho provato con un paio di compagni di classe a fare dei tentativi, non so, quando si parlava di andare a mangiare fuori, normalmente, già da teenager, io chiedevo, facevo battute, ma perché non proviamo, non lo so, un buon ragù di... un ragù di persona morta, che comunque sia la carne normale, la carne di vitello, eccetera, comunque spesso viene da animali, da cose. Io sì. Vedevo nell'uomo un animale, che può essere umano, può essere superiore, ma un qualcosa che mi appagava. Ho sempre sentito un appagamento verso... L'idea di mangiare un uomo, l'idea di mangiare una persona. Tu sei piccolo, hai 8 anni, cominci a fare queste battute con i tuoi amici. I rapporti purtroppo si interrompono e mi racconti resti completamente da solo. Questo continuo isolamento ti porta poi nell'adolescenza al web. Lì nel web cosa trovi? Storie di persone che per bisogno più che per desiderio sono arrivate al cannibalismo. Ti faccio 2 esempi veloci. Il primo che mi viene in mente è il disastro aereo delle Ande, dove delle persone per sopravvivere hanno dovuto mangiarti e anche fare episodi di cannibalismo. Non vedevo in questo solo il bisogno di mangiare, ma io sentivo il desiderio. Capisci? Il desiderio di essere quelle persone spesso, non solo, cioè sentivo il desiderio di vivere una tragedia del genere per trovarmi in quella situazione con loro, perché mi avrebbe dato un lasciapassare per provarlo. O la tragedia del passaggio a nord-ovest, dove si dice che le navi furono completamente, rimasero bloccate, questo è un episodio dell'Ottocento famoso, e per ritornare indietro, alla fine gli uomini che stavano morendo di fame perché non c'era nulla da mangiare dovettero arrivare al cannibalismo pure lì. E mi rendevo conto di come l'umanità, le persone fossero indignate di questi episodi. E io ho studiato tutti questi episodi perché mi affascinavano e sentivo proprio il desiderio di saperne di più. E volermi ritrovare in quella situazione, anche se fosse stata una situazione che mi avrebbe portato vicino alla morte. Ma ti faceva sentire giustificato le tue idee? Giustificato e vicino. Ora, com'è la tua vita? Qual è la vita che tu vivi ogni giorno? Perché ti dico la verità, voglio essere veramente tanto onesto con te. Vedo un ragazzo che ha bisogno di aiuto, ti vedo tanto a disagio in questo momento, e quindi se hai bisogno di una pausa piuttosto la facciamo veramente, perché non è mia intenzione metterti qua all'agonia. Io sto veramente cercando più di parlare con te piuttosto che con il pubblico e tutto quanto. Sono più interessato a te, onestamente. Ti dico così la verità. Come stai? La mia difficoltà è stare con persone vicino a me, perché sento sempre il desiderio di avvicinarmi fisicamente, però ho lavorato molto su me stesso per controllarmi, per trovare questo bilanciamento, ma questo comporta vivere lontano dalle persone. Io spesso ricordo pure, da finché era molto più controllabile, andavo pure a
feste, stavo lì con amici e spesso non prendevo nemmeno il taxi per tornare a casa, ma preferivo prendere i mezzi pubblici perché questo mi dava la possibilità di stare ancora più a contatto con le persone, perché sentivo quel desiderio di vederle e il vedere fisicamente qualcuno mi comportava desiderio, quindi lo stare con esseri umani intorno a me in realtà non era perché sentivo desiderio di vederli, di stare in mezzo alle persone, ma proprio di immaginare come sarebbe stato mangiare tutte quelle persone che erano intorno a me. Ma hai mai pensato al momento in cui tu potresti arrivare a mangiare carne umana? Non ti pentiresti? Non resteresti con il rimorso di aver mangiato una persona? Guarda, io posso dirti pure che non può dispiacermi di qualcuno che non c'è più, che è morto. A te dispiacerebbe poter mangiare un hamburger, una bistecca, e te potrebbe dar fastidio questo. Molte volte quando vedo la bistecca mi dimentico che quella lì era una mucca una volta. Esatto. E non hai paura che potrebbe avere delle conseguenze a livello di salute? Mi sono informato di questo, dipende come la mangi, in che quantità. Ho fatto varie ricerche per quanto riguarda il cannibalismo e ho trovato tante informazioni per quanto riguarda il mondo animale e il mondo umano. È stato molto curioso per me comprendere il fatto che è una cosa che, nonostante sembra da film, esiste, c'è un ambito, gli animali lo fanno, sì, hanno fatto gli esseri umani, e la cosa che più mi ha spaventato è che lo fanno gli esseri umani più di quanto pensiamo, di più in questo periodo storico, e specialmente nel dark web. Quanto facile è comprare carne umana nel dark web, deep web? Si trova. È costosa? Dipende da dove arriva. Dipende da dove arriva, cioè da il tipo di carne indiana, europea, africana. Quanto l'età anche. Anche l'età. Quanti cannibali ci sono secondo te in Italia in questo momento? Non siamo tanti, questo te lo posso dire. Ma vi conoscete tra di voi? Ne conosco qualcuno. E come vi tenete in contatto? Questo non posso dirtelo perché rischio di essere poi seguito, però ti posso dire che ci teniamo, abbiamo una sorta di comunità dove ci parliamo quando sentiamo proprio un desiderio irrefrenabile di fare del male a qualcuno. Ma tu sei mai arrivato a fare del male per mangiare la carne? Cioè, ti ha mai portato a quel livello lì l'ossessione? Vai, tranquillo. No, non rispondere. Conosci qualcuno che ha mangiato carne umana? Sì, ho parlato con persone che sono arrivati a questo. Posso però dire che non vengono dall'Italia quelli che ho conosciuto io. Ah, ok. Queste persone che l'hanno proprio provata non sono italiane. Ok. Tu conosci il caso, c'è stato un caso famosissimo in Germania anni fa, dove questo uomo ha organizzato un vero e proprio banchetto, mm-hmm, dove si è messo d'accordo con qualcuno che aveva il desiderio di essere mangiato. Perché non tutti sanno che c'è, come il cannibalismo, c'è anche chi ha la voglia di essere mangiato. Conosci il caso? Ne hai mai sentito parlare? Certo. Mi affascinava molto questa idea. Questa voglia di arrivare a tanto. Tutta questa cosa di allontanarti dalle persone, sei sicuro che non sia più problematico per te stesso piuttosto che per gli altri? Perché la mia impressione è che allontanandoti, isolandoti, tirandoti fuori da tutto, la vittima vera sei tu alla fine, piuttosto che gli altri. Adesso quanti anni hai? Quasi. Avremo la stessa età, secondo me. Quanti ne hai? Quasi, intorno ai 30. Vabbè, intorno ai 30. 30 anni. Sei sicuro che isolarti così sia l'obiettivo finale della tua vita? Io ho fatto qualcosa che mi ha portato comunque ad allontanarmi dalle persone. Cosa hai fatto? Non sono sicuro che riesco a... I miei genitori non hanno una gran voglia di vedermi da più o meno qualche anno. Non ti vogliono più rivedere? Se questa tua situazione si riesce a migliorare con una terapia, e quando parlo di terapia vuol dire chiedere aiuto a qualcuno che è un medico, io credo che presentarti di nuovo dai tuoi genitori e dire ora sto cercando di farmi aiutare possa essere un passo in avanti. Ovviamente non so la storia, se vuoi me la racconterai a telecamere spente, tagliando, scene, tutto quello che vuoi.
però potrebbe essere un aiuto. Il mio dubbio è che 30 anni dedicati a non raccontare niente e a raccontarlo onestamente a me, che io non sono un medico, io non sono niente di niente, sono qua a presentare la tua storia e ti dico la verità, è un passo in avanti, è un passo in avanti, perché piuttosto che non dire niente è meglio così. Io ho letto quell'email quest'estate e ho pensato che fosse finta, una finzione. C'è qualcosa che tu vorresti dire a qualcuno nella tua stessa situazione, che ti sta guardando, che vive la tua stessa vita in questo momento? Non cascateci. Non cedete. Non provate. In Transilvania? Sì. Nel castello di Dracula? Sì. Oh yes. Tutta quanta una notte lì dentro? Assolutamente. Esattamente. Da soli, solo mai. In uno dei castelli più famosi al mondo. Wow. Cosa salterà fuori?